E noi dai boschi di Monticchio ci spostiamo nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, dove il turismo diventa un'esperienza di riscoperta di suoni, odori, colori della natura grazie al bagno di foresta. L'ha provato per noi Francesco Perugini. Un originale richiamo della natura risuona nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. È il momento di radunarsi per condividere le emozioni vissute durante un bagno di foresta, un'esperienza immersiva di 6 giorni per disintossicarsi dalle cattive abitudini della società moderna, stress, ansia, dipendenza da smartphone e trovare una nuova forma di connessione, dal 5G al 5S. Sensi, silenzio, safety, la sicurezza, slowing down e sharing, che in inglese vuol dire condivisione. Per noi sono i pilastri del bagno di foresta. Individui più sani e più connessi alla natura creano una società più sana e questo per noi è l'obiettivo principale. L'obiettivo è risvegliare il corpo con tutti i suoi sensi, olfatto, tatto e persino gusto. Non si abbraccia un albero, ma si tenta di fondersi spiritualmente con i faggi di rifreddo per riscoprire la parte selvaggia del proprio essere. Mi sento sempre come coccolata, come rosetta da questi giganti. Il bagno di foresta è un'attività di connessione con la natura, che al giorno d'oggi è sempre più importante perché siamo esposti al tecnostress, siamo bombardati dalle continue notifiche del telefonino. Secondo una recente pubblicazione del CNR, il bagno di foresta avrebbe effetti benefici anche contro la depressione e il dolore cronico. In particolare, l'esperienza organizzata dal tour operator Lucano è al centro di uno studio dell'Università di Padova, che propone dei questionari per misurare gli effetti di questa immersione prolungata nella natura. Un'esperienza nuova, unica, per andare a toccare emozioni che magari erano un po', non dico sepolte, ma che qua riemergono. Viene quasi la voglia di tornare a vivere in una capanna.